Vera Bambina, quest'anno è tornata a nuotare molto forte, la più forte tra le europee, fino perlomeno alla semifinale. È cominciata la finale europea dei 200 dorso femminili, dall'alto al basso Zevina Graf, Ustinova, Panziera, Burian, Mensing, Avdeyeva e Zamorano. L'Italia è in corsia numero 4 con Margherita, che ha la possibilità di giocarsi il podio se interpreta gara corretta. Migliorata moltissimo in velocità quest'anno, diverse volte sotto il minuto, è migliorata soprattutto come personalità, ma questa per lei è la sua vera prova del 9, la prima volta che arriva tra le favorite in una gara importante, dopo aver fatto il salto di qualità ai campionati europei di corta in cui è stata medaglia di bronzo. È subito al comando la Panziera, parte aggressiva e riesce a rimanere molto fluida, molto morbida nel suo nuoto. Parte molto forte Margherita Panziera, il passaggio a 30,08, il margine di vantaggio subito che cresce a 3 decimi nei confronti della prima inseguitrice, la russa Daria Ustinova. Da non sottovalutare il ritorno di questa nuotatrice che gareggia in corsia numero 3, in corsia numero 5. Torna sotto anche l'ungherese Burian. Margherita è davanti con un passaggio da 1,01,93. È un passaggio rapido quello della Panziera, decisamente più veloce rispetto a ieri. Ieri ha chiuso poi a pochi centesimi dal suo record personale, ma sono in difficoltà le altre. Il dorso estremamente meccanico della Burian in corsia 5 le permette di rimanere a contatto ma non sulla stessa linea. Adesso cambia il ritmo l'ungherese, mentre rimane distesa, sempre molto morbida, sempre col mento in alto la Panziera. A una vasca dalla fine Margherita Panziera al comando della finale europea dei 200 dorso, 1,34,08 il passaggio dell'azzurra ed un vantaggio nei confronti di Daria Ustinova di oltre mezzo secondo. Ora la Ustinova accelera, la Burian invece fa fatica in corsia numero 5 a tenere il passo dell'azzurra, che vede il recupero da parte della Ustinova. Margherita Panziera pienamente in corsa per il podio, la medaglia c'è e adesso andiamo a vedere se Margherita riesce ad agganciare perfino la medaglia d'oro. C'è il successo dell'azzurra che arriva negli ultimi 5 metri aumentando il proprio vantaggio, è medaglia d'oro per l'Italia, 2,06,18, ha letteralmente polverizzato il suo record italiano e anche lei va a stabilire il nuovo record dei campionati che apparteneva dal 1991, così ci viene scritto e spiegato nei documenti ufficiali, poi andremo a verificare da Christine Egerseghi, però di fatto record dei campionati o meno, questo record italiano è e c'è un secondo tra Margherita Panziera e Daria Ustinova. L'Italia enorme in quest'ultima giornata dell'Europeo. Sì, non erano mai arrivati due medaglie d'oro nella stessa giornata, non in questa edizione perlomeno. Un salto di qualità enorme dimostrato non solo col tempo finale, che è la decima prestazione di sempre al mondo, ma con l'atteggiamento dall'inizio, protagonista, passando sopra un record italiano che ha perso oltretutto in finale nei 100 da parte della Zofkova, quindi una parziale delusione tramutata incanalata nella direzione perfetta, quella di essere qui atleta per nuotare 200 dorso, per vincere 200 dorso, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Eccezionale. Quasi da non crederci. Piero Codia e Margherita Panziera, record italiano, medaglia d'oro, doppietta Italia. Qualcosa di impensabile con Margherita Panziera che si commuove, si lascia andare a qualche lacrima, lacrima di gioia ovviamente, perché questi sono momenti in cui ti ripassa davanti agli occhi tutto il film della fatica, dell'impegno che hai dovuto sostenere per arrivare a ottenere questi risultati, salvo poi ovviamente ricevere i complimenti degli avversari e lasciarsi andare al sorriso. Zona mista da Elisabetta Caporale. E qui si ride, prima ti sei commossa già all'arrivo, insomma è un'emozione che è difficile da contenere quando uno vince un oro. Sì, sì, io questa gara l'aspettavo da mesi ormai, è stato bellissimo, sapevo che potevo fare bene e ho cercato di fare la mia gara, anche al fatto di avere comunque delle avversarie molto competitive mi ha anche aiutato a fare questo tempo. No, sono contentissima, cioè proprio
ci pensavi da mesi, sei stata ancora più brava a non farti prendere dalla tensione, da un'emozione troppo forte prima di notarla. Sì, beh, diciamo che il lato, come si dice, emozionale non è sempre stato il mio forte, però quest'anno sono riuscita a imparare come controllarmi, a stare più calma e finalmente si vedono i risultati, la testa fa tutto, perché se penso che l'anno scorso a Budapest per grazia divina ho fatto 9-4 e adesso ho fatto 6-1, cavoli, non ci credo. Cioè, non è da credersi, invece ci dobbiamo credere, e fra poco ti andrai a prendere questa medaglia d'oro e poi ce la porterai a vedere. Ti godrai l'inno e poi ci racconti che cosa provi. Sì, va bene. Altrimenti. Grazie mille. Pubblicità.